Visualizzare un'immagine rilassante è un trucco che ho letto sul blog di un maestro di meditazione trascendentale tibetano. Aiuta a sopportare meglio le umiliazioni. Ma che cazzo ridi? Ho fondato questa società partendo da un negozio di videogiochi, non ho mai mollato la presa un secondo e adesso tu vieni qui e mi dici che hai bucato l'intervista del secolo! Mi spieghi che cosa c'è da ridere? Mi dispiace. Da oggi ti occupi del nuovo videogioco delle Winx. No, le Winx no. Secondo me la fatina bionda è una grandissima top, eh? Tanto. Vabbè, anche te, facevi per tirarlo su di morale. Aspetta un po'. Io questa la conosco. Bravo. Qui dice che è una escort insaziabile. La giovane escort al momento dell'arresto appariva in evidente stato confusionale. Il cadavere della vittima è stato rinvenuto in una camera d'albergo. Sul suo corpo sono state trovate ferite provocate da morsi. Io, da una così, mi farei mordere dappertutto. Grande. Guarda quanto è figa. Ma che schifo! No, Martina, guarda che non è come pensi. Aspetta un attimo. Oh, ti sei proprio innamorato di Martina, eh? Figurati. Allora, ma da quant'è che non c'è una ragazza? Non tanto, che sarà? Un anno? Tre e mezzo. Da quando mi ha lasciato Clarissa. Sorpresa. Perché no? Senti, Luca. Secondo me è meglio se ci prendiamo un momento di pausa io e te. Anzi, guarda, finiamola qui, eh? Adesso che siamo ancora amici, insomma. Ma che mi stai mollando? Ma perché? C'è un altro? No, no, cioè, non è solo per questo, no. È che io sto passando un momento un po' strano. E non è colpa tua, è colpa mia. Però, vedi, non c'è più tra di noi, non c'è più? Chimica. Chimica? Credo che sia una questione di odori. Vabbè, ma se è una questione di odori... E che profumo usi? Ma perché non gli chiedi di uscire? Perché tanto non accetterà mai. E chi lo dice? Guarda che i pretenti c'hanno il loro fascino, eh? Tipo Fantozzi. Charlie Brown. Gesù! Vabbè, però hai rotto, ma chiedile di uscire. Non le interesso, me l'ha fatto capire chiaramente. Andiamo al cinema stasera? Certo, volentieri. No, dico, bella idea, divertitevi. Su, non esagerare anche te. Guarda che poteva capitare a chiunque, sì. È vero. Poi però 2 settimane fa ho toccato il fondo. Come viene giù, eh? Già oggi piove di rotto. Quasi a dir nove. Oddio, ma che l'ho detto ad alta voce? Merda. Tra l'altro credo che le piaccia lo stagista. Ma è gay! Davvero? Non me ne ero accorto. Hai scassato, vai a chiedere di uscire. Ma che problemi ti fai? No, ma vagliela a chiedere, vai! Oh, vabbè, basta, ci provo. Two lovers kiss in a bubble, one lies. Earth is a restless affection, she disguises. Just when the bubble explodes, he explodes with it. She's so delighted and shouts to the way he sings. His hands shake, his hair is so dirty. Ciao. Ciao. Senti, io volevo chiederti eventualmente, sempre se non hai impegni, ecco, se domani ti andrebbe di venire con me al cinema a vedere l'ultimo film di Spider-Man. Figo, ok. Vabbè, non fa niente, allora. Hai detto ok? Ok. Va bene, ok, allora ci vediamo verso le 6 lì. Va bene. Grande. What I got, full stop, a full stop.
A che punto sei con le Winx? Buono. Voglio un report per domani mattina sulla mia scrivania. Ok. Sta stronza. Ti tengo d'occhio, Frucetta. I got a self-disposing paper motor that you keep on driving. I've just digested the gnomes we had for supper in your creepy neighborhood. We stamped our feet down to the ground. Nando? Nando, sei te? Nando! Cazzo! Nando! Nando, fermo! Tutto a posto, ragazzo? Lo sapevo che alla fine arrivavano gli zombie. Quanti ne hai visti? Uno. Forse con questo due. Senti, e com'erano? Cattivi, famelici, come nei film? Sono come dei sonnambuli, però molto, molto incazzati. Sai sparare? No. Occhio dominante, ragazzo. Occhio dominante. Come dice il maestro Zanette, mai bere bevande fredde prima di sparare. Deconcentrano. Tutto! Presa! 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 Tienila tu un po'! Sì, vai a prendere delle birre! Poveraccio. Ma culo! Oh! Ah! Bravo! Bel colpo per un principiante. Dobbiamo chiamare qualcuno. Ma chi? Ma chi vuoi chiamare? La polizia. Ma che polizia? Ma che gli dice la polizia? Che hai sparato a Nando, il magazziniere? Tre figlie, sei mesi alla pensione perché si è trasformato in uno zombie. Ma allora che facciamo? Che ne so. Senti, io penso al corpo e tu vai a prendere delle birre.